Inizio a presentargli qua 2037 e se questa volta ci va bene riusciamo a toglierci di mezzo Mario the Music Box in italiano. Allora gente, piccole cose devo dire prima del video. Cosa c'è che dovrei dire prima del video? Ah sì, che è probabile che a fine video vi metta a schermo uno screen che Tuli mi ha chiesto di mettere. Poi ora credo lo stia scrivendo adesso che io sto registrando, quindi forse a fine video vedrete questo suo screen dove vi saranno dentro alcuni chiarimenti su Mario Music Box, penso Mario Music Box Arc. Non mi ha spiegato appieno questa cosa, però da quel che ho capito credo vi meriti guardare il video fino alla fine, o perlomeno se non vi interessa il video andare diretti alla fine e leggere quello che lui mi ha detto di mettere nel video. Quindi, senza, without further ado, che non so come si possa tradurre in italiano, siamo pronti per tutti i finali. Allora, voi non potete capire prima di tutto il listino che mi sono dovuto fare io per riuscire a capire quale finale fosse dove, perché è da talmente tanto tempo che primo non mi ricordavo nemmeno i comandi del gioco e ancora adesso non ci ho ripreso tanto la mano. Secondo mi sono pure dovuto rigiocare i file che avevo. Per fortuna non ho dovuto fare tanta roba, ma mi sono dovuto rigiocare i file che avevo per vedere quali finali ci fossero dentro, perché anche se era scritto qui ce n'erano alcuni che non avevano una denominazione, quindi non sapevo quali finali dovessero essere. Quindi, la bottiglia è esplosa, bello. Ma la bottiglia d'acqua ghiaccia qui, bellissimo. E grazie a Dio, tipo il tempo si sta freddando, tipo è stata una settimana di merda, ma va bene. Allora, dove siamo qui allora? Siamo nel punto preciso dove i finali iniziano a cambiare. Veramente, a questo punto le strade si dividono in due. Allora, si può salire di sopra o scendere di sotto. Ora farò prima il finale che porta di sopra, perché il finale che porta al piano di sopra è uno solo, mentre se scendi ci sono altri quattro finali. Quindi facciamo le cose con ordine e andiamo su. Veramente, andando su vi verrà chiesto, ora io l'ho già fatto e farò dei tagli per accorciare i tempi, io in realtà l'ho già fatto, e appena sarete lì vi chiederà se volete avere a salire, questa scelta cambierà il vostro finale, voi gli dite sì, voglio salire. Quindi ci vediamo dopo il taglio, signori. Bene, signori, il taglio è stato effettuato. Allora, probabilmente ho fatto tutto quello che si doveva fare con Luigi, non vi farò vedere tutto quanto, perché anche se sono 3 minuti, però comunque sia sono cose che ci arrivate più o meno a capirle. Probabilmente dovrete fare delle cose, arriverete qui, vi verrà detto, volete entrare, dovete insistere dicendogli no, e quando sarà accaduta certa cosa, lì potrete rientrarci, dovete parlare con un personaggio che sta lì dentro, farvi dare un oggetto, andare nella stanza che sta di là, prendere sia una lettera che un anello, dopodiché tornare qua e dargli tutti e due gli oggetti e il personaggio sta lì. A questo punto ritornate qua da Mario che stava seduto e siamo al punto dove sono io. Quindi ora ciò che c'è da fare è andare su. Riba! Oh, la voce di Mario. Non ho preso il mio peluche di Luigi, porca merda. Ok, signori, ce l'ho fatta. L'ho ripreso e ora lo posso mettere da qualche parte, tipo qua, insieme a Napsta Bluk. Oh, scusa, Bluki, scusami. Ah, oh. In questo momento tu passi in secondo piano. Riba! Tra l'altro il telefono è caricabatteria attaccato perché la batteria è scarica, quindi... Mario, chi è lei? Luigi, sta lì lontano. Cioè, siamo un incrocio fra Mario e Topolino. Lei ha ucciso quell'uomo? È lei, Zanzanza. Luigi, torna qui. Signore, state bene? Luigi! Volevo proprio l'urlo automatico di Mario che urlava Luigi! Tu, stupido, hai rovinato i miei piani. Sei inutile proprio come Riba. Pagherai per questo. Dammi il tuo corpo. Ti prometto che me ne prenderò cura. Non consegnerò mai il mio corpo ad una strega! Trovati un altro! Trovati un altro Mario di corpo! Allora me lo prenderò con la forza! Perché tutte gli anderelle qui? Ah! E Mario tipo... Oh. Ah! Le mie orecchie stanno sanguinando, signori! Spero di avervi abbassato il volume in fase di editing! Non po... Elis, che palla! Non potrai scappare! Ah, bene, si può salvare qui, allora. E niente, salverò qua, immagino. Bene. Si può fare tanta roba, no?
Bene, parlare con Luigi non fa nulla? Ottimo. Con Riba nulla? Bene, mi sa che devo parlare con lei per forza. Lasciami andare. Non lascerò che tu mi metti bastone tra le ruote, ti ucciderò. Ebbene, premo spazio. Cazzo, è facilissimo a questo giro premere spazio. A questo giro è stra easy la cosa. Che dolore, fa malissimo. Togliti, ci stava un pezzente, ci stava. Non molli l'asso. Fallo di nuovo, dai. Mi sto sfondando le orecchie, signori. Ah, tra l'altro ho preso un altro paio di cuffie. Perché quell'altro, quando inizia ad esserci caldo, tipo, mi fanno sudare completamente tipo tutte le parti dell'orecchio. E quindi tipo ci muoio, ma va bene. E lo faremo addosso a Luigi perché gangbang. No, se ne andava da arrivare per forza. Finiamolo una volta per tutte. Devi solo provarci. Tanto è dato ora che Mario c'ha la boccetta in mano, ma va bene. E sono riuscito a concludere la musica in un punto fiero. Finalmente! L'incubo è finito? Sì! Non sento più la sua presenza! Ora posso finalmente riposare! Ma perché questo strano presentimento? No! Ferma! Luigi, aiutami, ti prego! Non voglio morire! È bellissimo leggere la voce di Mario, perché tutto sembra stupido. Non sto dicendo che Mario sia stupido, però... Ah, la mia testa! Mario, dove sei? Che cos'è quello? Cosa ho blaterato? La maledizione prosegue. Non si fermerà mai senza la pace. Tutti noi sacrificati qui è troppo forte. Dobbiamo nutrirci. Abbiamo bisogno di altre anime. Luigi, per favore, scappa! Mario, sei tu? Vattene! Devo aiutarti, fratello! Non posso lasciarti qui! Non importa quello che dici, non me ne andrò! Mi dispiace, Luigi! La tua incolumità la devo fare! Che stai facendo? No! Questa maledizione ha bisogno di qualcuno che la porti avanti! O potrebbe spargersi per il regno! È colpa mia! Ora ho capito! Il Carrion era un sigillo! L'ho distrutto toccandolo! Per colpa mia è successo tutto questo! E ora voglio rimediare! Non cambierò idea! Non lascerò che Alice finisca quello che ha cominciato! Ma è una pazzia! Che cosa farò senza mio fratello? Non saremo più i fratelli Mario, se non ci sei anche tu. Ah no, scusa, ha letto lui. A parte il fatto che ha letto Luigi, però tecnicamente è vero. Tecnicamente Mario sarebbe sia il nome che il cognome, tecnicamente, ma va bene. Se avete visto il film di Super Mario, vero? Quella perla. Ah, lo so, ma non dovrei più essere la mia ombra. Se non eri l'eroe che hai sempre desiderato. Ed è per questo che rischi la sua vita? Stai scherzando, per favore, smettila. Addio Luigi, ti guarderò dall'alto. Mario! Buongiorno Luigi. Oh, Princess Beach è tornata. Che cosa è successo? Hai sbattuto la testa piuttosto forte. Sei in coma da 2 giorni, finalmente ti sei svegliato. Ah, Mario, sta bene? Dov'è? Mario? Chi è? Cosa? Mario è mio fratello, come fai a non ricordarti, principessa? Mi dispiace, ma non conosco ne... Come si fa? Ma non conosco nessuno con questo nome. Tu non hai un fratello. Luigi, sei sicuro di star bene? Hai bisogno di riposarti ancora un po'? Come fanno a ricordarsi di Mario? Sì, resterò a riposo. Penso che chiamerò il dottore per visitarlo più tardi. Sembra deluso riguardo a questa storia di un fratello. Allora ci sentiamo più tardi. Adesso mettiti tranquillo. Posso ancora provare che Mario esiste? Mario, lo sapevo, non sono pazzo! Cosa? No! Non può essere, devo trovare altre prove della sua esistenza! Mario, perché ti sei dovuto andare? Mi sono sgolato, però dove andava fatto? Più tardi. Dannazione, ci deve essere qualche prova! Io so che tu esisti, Mario, non ti dimenticherò così facilmente! Mario!
Ah! Perché il gioco non è doppiato per intero? Mezzanotte. Oh, Luigi, deve essere dura per te. Non mi vedrai mai più, ma sarò sempre qui con te. Quindi, cancellerò tutti questi ricordi. Ogni mia traccia sarà scomparsa. È per il tuo bene. Mi mancherai tantissimo, ma sarò in grado di vegliare su di te. Non potrai vedermi o ricordarmi, ma sarò sempre qui con te. Per favore, occupati del regno per me. Prenditi cura anche della principessa Beach. Ore dopo. Buongiorno, Luigi. Sono qui per sapere se sta un po' meglio. Buongiorno, principessa. Cosa c'è di nuovo oggi? Sono preoccupata per te, Luigi. Hai tutte le foto sparpagliate sulla scrivania. Ieri stavi parlando di un certo Mario. Mario? Sì, un uomo di nome Mario. Non mi dice niente. È probabile che sia un mio vecchio amico. Dovrei vedere una sua foto per ricordarmi. Ok, se lo dici tu. Mario, quel nome. Dove l'ho già sentito prima? Oh. Ebbene, dopo 12 minuti un finale andato. 12, facciamo 10 minuti. Dopo 10 minuti un finale andato, signori. Oh. Ora io, per compensare, berrò un momento. Ebbene, signori, abbiamo il primo finale, che è Memoria Omessa. A quanto pare sono stati tradotti pure i titoli dei finali. Forse me ne ero già accorto, però è da una vita che non tocco questo gioco, quindi potrei anche non ricordarmene, signori. Quindi, ora pensiamo al finale successivo, che dovrebbe essere il Missing. Quindi, 3, 2, 1... Bene, signori, Missing End. Allora, per questo finale, come per tutti quelli che vedrete adesso, ciò che dovete fare è, invece di salire le scale, scendere al piano sotto. Ora, per il Missing End, quando ritornate nell'atrio, l'unica cosa che dovrete fare è uscire dalla porta principale. Aperta! Andiamocene, fratello! Non c'è ragione di rimanere qui dentro ancora per molto. Esci. Non è possibile! Siamo fuori? Te l'ha detto che l'entrata ci sarebbe stata. Ah, posso uscire così? Dice qualcosa se riesamino la porta? Non torno più lì dentro. Vedrai, quel cazzo ci ritorna. No? Non penso di tante altre cose di qui, ma va bene. Vai. Per fortuna è finita. Mario, per favore, non andare mai più da solo in posti del genere. Non commetterò più questo errore. Alla fine siamo salvi. Perché questo strano presentimento? Mario, dove sta andando? Devo tornare indietro. Cosa? Sei pazzo? Lo sai benissimo che abbiamo cosa abbiamo passato. Gente, io sto iniziando a non saper più leggere. La batteria della telecamera è pure morta. Che bello, mi tocca cambiare le batterie. Allora, gente, qua ci deve essere una cospirazione in mezzo, perché a quanto pare tutte le volte che gioco a Mario Music Box si scarica la batteria della videocamera, non ho altre batterie di riserva. E le uniche batterie che ho mi stanno accese per mezzo secondo e la videocamera si spenge. Quindi, a quanto pare, si farà ancora una volta senza, perché a quanto pare il mondo mi odia. Comunque sia, siamo rimasti qui. Non ho con te, io tornerò solo. Che bello. Che cosa dici? Fratello? Preferisco tornare da solo, fratello. Cosa stai dicendo? Possiamo andarcene insieme. Perché? Perché non vuoi tornare a casa con me? Perché? Non ho bisogno di te, fratello. Posso finalmente andarmene da questo posto maledetto. Posso finalmente tornare a vivere. Perché? Mario, perché? Mario, Mario, Mario. Per tutto il tempo hai continuato a chiamarmi così.
Dovresti già sapere che io non sono Mario. Sta affondando i coltelli in profondità. Ho preso il corpo di il Mario di corpo per fuggire. La sua mente era abbastanza debole da prenderne il completo controllo. Che peccato che suo fratello debba morire per mano sua. Non mi interessa niente della vita tua e di Mario. Voglio solo finire ciò che ho cominciato. Qualcosa di cui non voglio che nessun altro mi interferisca. Con te fuori dai piedi potrò finalmente completare il rituale. Mario, so che sei ancora qui. Se ci sei, per favore. Non ho sentito, non so se andavo avanti da solo o no. Ti prego, fratello, ti prego, ascoltami. È tutto inutile, Mario non tornerà. Ti sbagli. Non preoccuparti, rivedrai il tuo prezioso fratello molto presto. Tutto quanto si sta annebbiando. Io non ho potuto salvare mio fratello. Speravo che le mie parole lo raggiungessero, ma non è servito. E adesso che cosa succederà? Morirò? Mario si prenderà e tornerà indietro per me? Non lo so, devo solo riposare e lo scoprirò presto. Gente, voi non potete capire, questo tipo di colonna sonora è quella cosa che a me mi fa sempre drizzare i peli delle braccia. So che qualcuno di voi per un attimo ha pensato a qualcos'altro, ma che... Le colonne sonore distorte sono quelle cose che a me turbano nella psiche. Sono quelle cose lì. Sì! Il giornale è tradotto! Sì! È tradotto, grazie! Allora, vediamo se si riesce a leggere tutto. Il corpo di Luigi è stato rinvenuto... Sono vicino allo schermo perché non sto leggendo nulla. È stato rinvenuto vicino alla casa. È stato trovato accoltellato con tagli profondi al torace. Sembra essere morto per una perdita incontrollata di sangue. Non è ancora chiaro chi sia... L'assassino non siano sospettati. Luigi avrebbe detto alla principessa Biccio che Mario si era diretto verso la casa da solo e che, per il fatto che non stesse tornando, l'avrebbe avvisata dirigendosi quindi verso questo luogo nel bel mezzo del nulla. Purtroppo non si sa niente di più sulla delle continue che tentava, non si sa. Mario è disperso. Da quello che la principessa Biccio racconta, Mario sembrerebbe essersi diretto alla casa da solo. Non vedendolo più tornare, suo fratello Luigi avrebbe avvisato la principessa in quanto si sarebbe diretto sul luogo a cercarlo. Entrambi risultano dispersi da almeno 3 giorni circa. L'intero regno, sì, ma immagino, missione del nostro giovane, l'unica domanda è che è la seguente, bla bla. Una fotografia dell'amato eroe del regno dei funghi, scomparso da X giorni, X mesi, X anno, va bene. Sono contento che tu li sei riuscito a tradurre pure il giornale. E ringrazio anche Jessica per avergli mandato il file originale. Bene, ora lo devo un attimo aggeggiare con i file di salvataggio e vi posso dare anche gli altri 3 finali. Quindi, 3, 2, 1. Bene, signori, siamo qui per il terzo finale che, stando al mio file di scrittura denominato foglio e matita, dovrebbe essere il puppet. Allora, per il puppet cosa c'è da fare? Semplicemente basta che... Ok. Basta, quando si arriva all'ingresso delle miniere, andare a sinistra e avere tutte le note tranne una. Ora, dato che c'è un finale che si ottiene in un modo simile, bisogna non confondersi. Ovviamente andare a sinistra è obbligatorio, però quando si arriva alla battaglia finale è necessario che manchi almeno una nota. Quindi, Mario, so che sei ancora lì. E adesso tipo uccidiamo la tastiera che devo sta soffrendo insieme alle dita del mio braccio destro. Ah! Gente, mi andrai il braccio in cancrena, però riusciremo a toglierci questo gioco di mezzo. Luigi, aiutami! Senti il suo potere indebolirsi, non posso arrendermi. Anch'io ho sentito il potere di Mario indebolirsi. Mario, mi riesci a sentire? Non lasciarti controllare! Continua a premere spazio. Due barrel! Due barrel! Dai, il giro a barile, dai. Il giro a barile di Star Fox.
Ce la facciamo, dai! Starbucks e Nintendo! Ah, ah, il mio braccio! Gente, mi andrei i bracci in ebollizione dopo tutto questo. Luigi! Devo continuare a chiamare Mario. È ancora lì, lo so per certo. Un'ultima volta. E l'ultima posso farla anche il braccio sinistro, perché tanto... Cazzo, il braccio sinistro non è abituato alle seghe. Come, scusa? No, fermo! Ah! Tutto quello che volevo era vivere ancora. Non con il mare di corpo, mi spiace. Ormai è un meme. Per favore, lasciami vivere ancora un po'. Mario, so che ci sei, per favore combatti. Usa Carion ora, che poi in realtà è... No, in questo finale no, è vero. Lo dirò sempre che a volte è un buco di trama Anna che parla in questo pezzo, va bene. Beh, non ho scelta. Non voglio tornare... Non voglio tornarci, fermo. L'aria è più leggera ora. Perché mi sento bene? È davvero finita? Eh? Mario, stai bene? Ah, non ci riesco a credere che ce l'abbiamo fatta. Non ci riesco proprio a credere. No, vai giù. Luigi, grazie per essere riuscito a superare un ponte semplicissimo. Ah. Questo ci si fa, dai. Comunque ora niente, non c'è da fare tanta altra roba. C'è da uscire e basta. Dai gente, ce la facciamo, possiamo finire tutto quanto. Mario, ce l'abbiamo fatta! Sì! Mentre stavamo percorrendo la strada di casa, ho avvertito un leggero fastidio in corpo. Non so che cos'è, ma posso conviverci. Forse era solo un brivido che ho avuto a causa di quello che abbiamo passato. Perché sei così giù? Oh, non è niente. Mario continua a nascondermi qualcosa. Non ci ho dato molto peso, volevamo soltanto tornare a casa e riposare. Siamo arrivati e ci siamo messi a dormire, senza toglierci neanche le scarpe. Eravamo stanchissimi, ci credo dopo tutto quello che è successo. Un po' di ore dopo, mi sono svegliato. Oh. Vi mostrerò sempre questo easter egg, bello. Ah, oh, questo easter egg rimane sempre poesia. Tanto l'ha scoperto Kari, tra l'altro. Perché sei sveglio così tardi? Fratello, perché non mi rispondi? Mario, di qualcosa! Qualcosa? Dov'è mia figlia? No, non è possibile. Il bello che gliel'ho fatto dire con una voce tipo... che palle! Ebbene signori, ce l'abbiamo fatta con un altro finale che è Marionetta, giustamente. E penso che Tuli non abbia scritto pupazzo ma abbia scritto Marionetta apposta. Perché teoricamente il nome originale di questo finale sarebbe Puppet. Ma secondo me Tuli, invece che pupazzo, perché dato il Puppet sarebbe in realtà pupazzo, secondo me ha messo Marionetta apposta in modo che la gente potesse farci giochi di parole stupidi, dato che Mario... Ah, che bello, andiamo avanti col finale successivo. Bene signori, siamo pronti per fare il terzo finale, che dovrebbe essere il Shield. E per questo finale cosa serve fare? Serve avere tutte le note fino all'ingresso della miniera. Insomma, fino all'ingresso della miniera servono tutte le note. E quando si entra nella miniera non andare a sinistra ma andare direttamente a destra, fregandosene di tutto ciò che c'è sulla sinistra. Mario, so che sei ancora lì, quindi ora spartiamoci nuovi braccio. Oh, per il potere della costellazione dell'orsa maggiore sul petto di Kenshiro, dai. Sento il suo potere indebolirsi. So che tu l'avevi sbagliata qui, eh. Che avevi letto
Avevi letto Waking invece Waking e quindi avevi scritto aumentare, ma va bene. Ah, dai. Luigi! Sì, sì, vai, non ti notino. Questo si può fare anche quel braccio per i mancini, dai. Ah, così almeno si allena anche l'altra mano. Ah, vedeteci tutti i doppi sensi che volete, signori. Ah. E fin qui il dialogo è uguale, giusto? Non con il Mario di corpo, sì? Bene, adesso possiamo skippare perché tanto è tutto uguale. Ho visto Tuli. Io ho appena visto una S maiuscola dopo una virgola. Mi spiace, traduzione fatta male. Devi rifare tutto da capo. Ah. L'aria è più leggera ora. Perché mi sento bene? È davvero finita? No. Qualcosa non va. Dov'è Mario? Mario! Mario? Davvero pensavi di poter salvare tuo fratello? Beh, non ho intenzione di lasciare questo mondo da sola. Cosa? Devo solo sistemare i conti con Mario. Mario! No! E vabbè, Mario che urla. Mario! Perché? Perché l'hai fatto? Dannazione, perché? Come ho potuto fallire? Ho fallito nel salvare mio fratello. Mi dispiace tanto. Un giorno verrò a cercarti, devo cercare aiuto. Ora interrompiamo un attimo la registrazione e si può continuare. Fermo di qua. Io mi sto ammazzando, gente. So che... Guarda, ognuno di voi potrà pensare quello che vuole, ma io sinceramente voglio solo togliermi questo gioco di mezzo, dato che ce ne mancano solo due finali, che sono questo e penso il True End, sì. Sì, sono questo e il True End che ci rimangono a noi. Sembrava impossibile. Luigi, non lasciarmi qui. Cosa? Mario? Non lasciarmi da solo, per favore. Mario! Cosa? Ti prego, resta qui con me. Mi dispiace. Tornerò il prima possibile. Sembra che ce l'abbia fatta. Sono subito corso al castello. Respirava a malapena. Ho provato a convincere la principessa riguardo questa storia. All'inizio non mi ha creduto. Finché non ha notato che Mario non si vedeva da 2 giorni, finalmente abbiamo organizzato un gruppo di ricerca per trovarlo. Speravo solo che fosse vivo. Quando abbiamo cominciato a scendere nel dirupo dove Mario era caduto, il mio stomaco si contorse. Quando ho trovato il corpo di Mario, sono scoppiato in lacrime. Ho tenuto il suo corpo freddo tra le mani e ho gridato. Gente, se davvero riusciamo a fare tutto quanto, mi faccio un applauso da solo e pretendo mezzo like. Non le dico proprio mezzo, dovete prendere il tastino del like, spaccarlo a mezzo e premerlo. Ebbene, signori, abbiamo il quarto finale che è sealed. Bene, non ho tanto da dire su questo perché tanti giochi l'ho già giocato in inglese, signori, quindi se volete sapere tutto e le penso, io penso vi meriti andare a vedere quello. Però bene, ci rimane un finale solo, signori. Ebbene, signori, ci siamo. Ho già fatto la battaglia finale, ho già fatto tutto perché tanto avrebbe allungato il brodo e basta. Quindi, l'aria è più leggera ora. Perché mi sento bene? È davvero finita? Ah? Mario, stai bene? Oh, e questa volta stiamo a controllare Mario. Tra l'altro c'è un segreto c'è un metodo segreto per ottenere tutte le note anche se non le avete trovate. Però sono stronzo e non ve lo dirò mai, signori. Forse lo dirò un giorno su Telegram, ma chi se ne frega. Non lo dirò mai, un mago non rivela mai i suoi trucchi. In realtà questa cosa mi ha aiutato, perché in realtà per questo finale preciso
Mi mancava una nota, soltanto che non avevo la minima idea di quale fosse, né dove l'avessi mancata. Quindi ho dovuto sfruttare questo piccolo trucchetto, però, gente, per mostrarvi i finali. Avete visto più volte, io ho finito tutto quanto senza problemi. Oh, uscita. Tanto bella se Musia viene diretta a cosparti, ho scoperto solo ora. Ti prego, non andartene. Mario, non ti avvicinare. Alice, voglio solo tornare a vivere, per favore. Non puoi avere il mio corpo, mi dispiace. Ma adesso puoi riposare in pace, non c'è bisogno che tu rimanga qui. Hai ucciso Riba, colui che ti stava controllando per tutto questo tempo. Tu non l'amavi, lo so bene, volevi solo essere libera. So per certo che volevi essere salvata. Non posso andarmene, nessuno mi può salvare. Non è affatto vero, io so cosa ti teneva prigioniera qui. Mario, no! Questo carion ti tratteneva, adesso sei libera. Io ti ringrazio. È per quanto... Oh, ce la faccio. E per quanto riguarda questo diario, me ne sbarazzerò. Ma Mario, è tutto quello per cui ho lavorato così duramente. Non ho più bisogno, Luigi. Certe volte alcune storie è meglio non raccontarle. Sei disposto a fare questo per me? Anche dopo tutto quello che ti ho fatto? Io perdono e dimentico sempre. Questo segreto è al sicuro con me, non ti preoccupare. Grazie mille. Oh. Anche dopo tutto questo, hai messo a riposo la sua anima? Ognuno di noi ha bisogno un po' di pace, lo sai? Inoltre siamo ancora vivi, no? Ma Mario, tutti i crimini che ha commesso. Lo so, quello che ha fatto è sbagliato, ma non lo stava facendo per se stessa. Stava per morire dalla disperazione e si è affidata al volere di Riba. Merita di riposare in pace. Continua a pensare che quello che ha fatto è sbagliato, ma tu hai il cuore, ma tu hai un cuore d'oro e l'hai comunque salvata. Adesso torniamo a casa, ci ammaleremo se rimaniamo sotto la pioggia ancora per molto. Appena arriviamo accendo il fuoco nel camino. Grazie al cielo siamo a casa sani e salvi. Sì, è stato un vero incubo. Mario, che stai facendo? Sto mantenendo la mia promessa bruciando il diario. Nessuno ha bisogno di conoscere i segreti di quella casa. Ma Mario! È molto meglio così. Non voglio ricordare niente di quel posto. Lasciamo bruciare queste pagine. Ma l'investigazione? Non parliamone più, capito? Capito. Non ci riesco a credere mai. Tanto gli anni per scoprire quella immagine che si muove effettivamente. Pensavo fosse immagine statica, ma guardarla. Cioè, so che c'è fuoco dietro, però Mario e Luigi si abbassano pian pianino con lo scorrere dei titoli di coda. Quindi non ci credo mai, signori, ma ce l'abbiamo fatta. Oh. E niente, vi lascio godere i titoli di coda. Ecco, signori, ce l'abbiamo. Siamo riusciti a toglierci questo gioco di mezzo. Abbiamo il vero finale, che è Better Off Lost, che a quanto pare sembra essere stato tradotto con dimenticato. Sentitelo il mio fiorentino, signori. Indotto vai su cipolle, quanto costeranno va in mercato. Comunque sia, vi ho già detto tutto quello che vi dovevo dire su questo gioco. Quindi in realtà non ho tanto a dire. Una cosa che penso di dover dire è che penso che lo dirà anche Tully in un modo, nel suo modo, o non so se dirà cose personali oppure no, ma comunque sia, per quelli che ancora mi chiedono o vorrebbero che io faccia Mario Music Box Arc, che è il seguito del Missing End, che è il finale lì disperso, coso, Missing End disperso, e viva il mio inglese che lo so, ma quando devo fare certe cose mi impappino, che
aspetterò che il gioco sia completo, non dico la traduzione italiana, ma che almeno il gioco in inglese sia completo per potervelo portare, perché mi romperebbe dover fare una demo, dover fare tutti i vari aggiornamenti, per poi alla fine doverlo giocare sempre da capo tutte le volte che esce una nuova versione, perché i salvataggi hanno i loro bug. Quindi preferisco aspettare che per Ark esca la versione definitiva, per poi giocarlo tutto così normale come deve essere. Quindi, qui è 2087, ci siamo tolti un'altra serie di mezzo, spero il video, la serie, tutto quanto vi sia garbato, in tal caso lasciate un like, noi ci vediamo al prossimo video, e se tu mi hai lasciato lo screen, vi lascio il suo screen in sovrimpressione. Bella a tutti, raga! Thank you.